vuoto. Il decreto sicurezza del governo, da Milano si levano le critiche di associazioni e sindacati. È pericoloso perché porta con sé i germi della xenofobia e anche del razzismo. Se si pensa a quello che il governo sta per fare, cioè la regolarizzazione delle badanti, in base a quale diritto chi fa la badante ha più diritto di essere regolarizzato di chi fa il muratore o di chi fa il facchino? No al reato di clandestinità, no alle ronde, no alla discriminazione. In due parole, no al pacchetto sicurezza appena approvato. CGIL e CISL, assieme ad associazioni di volontariato, si sono ritrovate a Milano per protestare contro la politica sull'immigrazione del governo. Al tavolo anche i sindacati delle forze dell'ordine. Il pacchetto sicurezza non dà praticamente sicurezza ai cittadini, perché non vengono date risorse per le forze dell'ordine, per contrastare la criminalità, e vengono emanate delle norme che non metteranno nelle condizioni le forze di polizia chiaramente ad agire e a lavorare per contrastare con efficacia tutti i fenomeni criminali. All'incontro si è parlato anche di ronde, nate nel 97 proprio in Lombardia, a Voghera, e ora inserite nel pacchetto sicurezza. Crea un clima di sospetto, di caccia alle streghe contro chissà chi è il nemico, chi è lo straniero, chi è. Secondo è che poi di fatto queste cose nella realtà non cambiano nulla se non il rendere difficile la vita alle persone che sono regolari. Addirittura tra i diritti fondamentali è stata tolta la possibilità per lo straniero clandestino di riconoscere il proprio figlio. Questo è un aspetto ancora più grave. Con i provvedimenti entrati in vigore, hanno detto i protagonisti dell'incontro, non si affrontano i problemi della tratta di clandestini e del lavoro nero e non si colpiscono i responsabili.